Venerdì 8 dicembre, appuntamento all'Equestrian Center, un'iniziativa contro la violenza di genere, non solo un'iniziativa cavalleresca. Sì, diciamo che è un'iniziativa che ci è venuta in mente perché purtroppo nelle cronache oggi questo tema è sempre più attuale purtroppo, e quindi abbiamo pensato che la cavalleria, come era concepita, come era pensata nel Medioevo, in queste epoche qui, era quella di difendere la dama, di difendere comunque le donne, no? E quindi, visto che le nostre manifestazioni sono prettamente storiche, prettamente di natura dell'evocazione di quelle che erano le Medioevo o limitrofe, abbiamo pensato di unire una gara a tutti gli effetti, che comunque è agonismo, che confronta tutte le scuole italiane, in questo caso, di dare un palio e quindi poter premiare anche chi è venuto, e in più aiutare questa associazione, questa ragazza che è stata veramente vittima di una degli atti più vigliacchi che possano esistere, penso, nel mondo. Di chi sarà la madrina di questo evento? Sarà Jessica Notaro, che oltre che essere è stata vittima di questa purtroppo brutale aggressione, è anche una grande appassionata dei cavalli, e quindi avrà anche il piacere, penso, di poter leggere il binomio di tutta la manifestazione più elegante, più in forma, e quindi lei avrà, oltre a quello di premiare le varie, anche dare il palio, potrà anche premiare il cavaliere che secondo lei tecnicamente ha percorso queste due tornate nel miglior modo possibile. A che cosa si è ispirata per realizzare questo palio che sarà messo in palio appunto venerdì 8 dicembre? È un tema che è una notevole fonte di ispirazione, perché certo la violenza contro le donne è veramente qualcosa che tocca nel profondo, quindi l'impatto doveva essere quello, e un'immagine simbolo di questo tragico momento, e ovviamente il torneo cavalleresco è rappresentato dal cavaliere nella parte alta del dipinto. Anche il CSI a fianco di questo evento, un appuntamento dell'8 dicembre all'Equestrian Center. Sì, il centro sportivo italiano del Comitato di Arezzo è vicino a questa tematica, ovvero essere vicini alla famiglia di Jessica Notaro, perché comunque l'evento promosso dalla Scuderia Ledi ci ritiene un punto di riferimento, in quanto siamo ente organizzatore e partner dell'evento stesso. Cosa dire? Noi siamo vicini non soltanto all'attività sportiva ma formativa, ma anche all'attività di sensibilizzazione di una tematica così importante. Infatti tutti insieme possiamo essere uniti contro l'indifferenza.